Eder. Mech. Pallister. La famiglia cerca Greta, però intanto le voci dicono che anche voi negli ultimi tempi non eravate sicuramente in buoni rapporti con lei, anzi probabilmente si dice che lei fuggisse anche da voi. Allora, negli ultimi mesi non c'erano buoni rapporti in famiglia con Greta, perché Greta aveva deciso di lasciare delle cure tradizionali che stava seguendo per seguire una medicina un po' alternativa, diciamo. E su questo non eravamo assolutamente d'accordo, anche perché avevamo riscontrato dei peggioramenti in Greta. Invece, fino a poco tempo prima, Greta veniva alle mie serate, andavamo a suonare assieme, organizzavamo pranzi, cioè addirittura il compleanno del fidanzato a casa di mia mamma abbiamo organizzato poco prima, per cui fino a quel momento i rapporti erano buoni. Però anche voi avete tardato a sporgere denuncia dopo la sua scomparsa. Ma semplicemente perché Greta ha lasciato la casa dove viveva insieme a Gabriele e a mia mamma nel mese di novembre, quindi dell'anno prima della sua scomparsa. E da lì Greta ha tagliato un po' i rapporti con la famiglia, per cui noi non la sentivamo da novembre. I carabinieri avevano chiamato me inizialmente chiedendomi se volevo sporgere denuncia perché da 2 giorni non si avevano notizie di Greta. Io avevo detto semplicemente: scusate, Greta è andata via di casa da novembre, non si fa sentire, per me 2 giorni non è una cosa preoccupante, chiedete eventualmente a chi le dovrebbe essere vicino, che chiedete a Gabriele. E infatti poi così è stato fatto, i carabinieri hanno contattato Gabriele Lietti, che però è andato a sporgere denuncia solo 5 giorni dopo la richiesta dei carabinieri. Come avete preso la notizia che anche il fidanzato era indagato per omicidio? Ma inizialmente l'unico indagato era Tosi, erano addirittura state chiuse le indagini. È stato su nostra richiesta, perché abbiamo presentato delle note scritte tramite l'avvocato Barzan, che sono state poi riaperte le indagini, perché alcune affermazioni, sia scritte addirittura nella denuncia di scomparsa fatta dal fidanzato, sia che abbiamo colto da testimoni del paese, non tornavano, per cui eravamo ben contenti del fatto che avessero riaperto le indagini, il caso non fosse stato chiuso così nel nulla. I carabinieri ci avvisano di questa scomparsa di Greta tramite un'amica di Greta che è andata preoccupata dai carabinieri dicendo che non la sentiva dal sabato, questo era lunedì. Io avevo sentito già lunedì mattina il cugino che avrebbe dovuto acquistare la casa di Greta, che mi aveva detto: ma tu sai qualcosa di Greta, perché non si è presentata al rogito? E io ho detto al cugino: guarda, è la terza volta che non andate a fare questo rogito, si vede che non te la vuol vendere. Mi sono fatto anche una risata, sinceramente, ho detto: mettiti l'anima in pace, sarà andata da qualche parte, perché non gli rispondeva al telefono. Tant'è vero che io in quel giorno o il giorno successivo ho chiamato degli amici di Greta che stanno al di fuori del paese di Porto Tolle, un'amica di Ferrara, un cugino, che ho fatto queste 2 telefonate, ho anche i messaggi che ho scambiato WhatsApp con il cugino di Ravenna. La cosa strana è che il cugino che doveva fare il rogito, Pier Giorgio Donassi, trova il fidanzato davanti al notaio. Il fidanzato dice che è lì davanti al notaio perché è lì dalla sera prima, dalla domenica alle 22, nella dichiarazione, poi nella denuncia scrive che è arrivato alle 22, per cui non trovando Greta la mattina, sapendo che doveva andare al rogito, si è presentato lì. Però poi cosa fa? Lascia un biglietto sulla porta della casa di Greta, dopodiché se ne va a casa senza fare denuncia. Era talmente preoccupato che se ne va a casa senza sporgere denuncia, senza cercarla più, e dopo una settimana se ne va in vacanza in America con i genitori e i figli. Vabbè, questa è la ricerca che ha fatto, quindi mi sembra abbastanza inverosimile. Sei preoccupato di una persona scomparsa, arrivi lì, non la trovi e basta, te ne vai a casa, dici: vabbè, io ho fatto quello che dovevo fare e fine. Sì, noi abbiamo cercato, io personalmente ho cercato più volte di contattarlo, sia con dei messaggi sia con telefonate, a cui non ha mai risposto. Lui non ha mai contattato la famiglia da quando poi sono andati a vivere assieme lui e la Greta, non l'abbiamo più sentito. Volevo precisare una cosa riguardo all'omicidio preterintenzionale. Potrei presupporre che forse Greta volesse, visto che si erano lasciati, e c'è anche testimonianza del giorno prima della scomparsa di Greta che dice a una coppia di amici che non stavano più insieme già da marzo e che lui aveva un'altra, potrei presupporre che forse Greta volesse cambiare le sue volontà testamentarie, e questo potrebbe essere un motivo di litigio tra lei e l'ex fidanzato, che poi ha degenerato in quello che potrebbe essere successo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Thank you.